i posti migliori dove approcciare le ragazze. In questo video di oggi andrò a disvelare quali sono, secondo me, i posti migliori, tra virgolette, dove poter approcciare le ragazze o le donne, che dir si voglia. Prima di venire al dunque, è bene fare una specifica, è bene sapere che esistono posti adeguati dove è possibile fare questo, posti che invece io reputo non del tutto adeguati. E si dividono questi posti in due piccole categorie: posti dove c'è come scopo quello di voler fare sesso, quindi quello di ottenere il rapporto sessuale, e posti, luoghi dove invece si può parlare tranquillamente e serenamente senza avere come scopo quello di fare sesso, quello di fare l'amore. Quali sono questi, chiamiamoli, luoghi? Allora, per quanto riguarda i luoghi dove c'è come conseguenza quella di voler fare sesso, abbiamo in primo luogo le discoteche. Le discoteche sono luoghi dove trasmettono musica e dove spesso e volentieri si riescono a consumare rapporti sessuali, rapporti intimi. Abbiamo poi i club privé, sono luoghi dove si può approcciare tranquillamente e serenamente donne e ragazze e dove quasi sicuramente si ha a che fare con sesso, quindi con rapporti intimi. Altro luogo, secondo me, dove approcciare e dove poter avere come conseguenza il sesso è il centro sociale. Molti dicono: ah, il centro sociale è un luogo dove tu puoi fare amicizia di qua e di là. Spesso e volentieri anche nei centri sociali, che sono dislocati in molte città d'Italia, a Roma ce ne sono alcuni, si ha la possibilità, visto e considerato che spesso e volentieri sono luoghi dove regna, tra virgolette, la anarchia, dove tutti possono fare ciò che vogliono, ecco che si può trovare anche sesso, quindi si può fare l'amore in luoghi anche come questo. Tra i luoghi invece dove non c'è la, chiamiamola, possibilità, o meglio, dove si può andare per approcciare ragazze o donne, ma che non è detto che si riesca a fare sesso, anzi, dove si può approcciare, ma non fare sesso, ma semplicemente relegarsi in una mera, chiamiamola, sfera di amicizia, in una mera sfera di conoscenza, ecco, ci sono sicuramente, secondo me, gli oratori. L'oratorio della parrocchia, l'oratorio della chiesa. L'oratorio rappresenta, infatti, secondo me, di fatto, il luogo dove è possibile andare a parlare, a confrontarsi e a fare amicizia effettivamente in concreto con una ragazza oppure con una donna, senza però prevedere la possibilità di fare sesso. Questa sia chiaro che è la mia opinione, questa sia chiaro che è la mia, chiamiamola, visione che ho, una visione che probabilmente è errata, una visione che probabilmente non corrisponde alla realtà dei fatti, ma che io di fatto ho voluto rappresentare a voi, esimi utenti di YouTube. Sia chiaro, io non ho la verità in tasca, questo significa che io non penso di essere il Vangelo, io non penso di dire cose che corrispondono totalmente al vero, però in cuor mio, però seguendo quella che è la mia opinione, vi posso dire che qualcosa, e ripeto qualcosa, di vero penso di dirla.
chiaramente la mia è un'opinione, ripeto, io ripeto, non sono il Vangelo, ma credo che le mie parole siano ampiamente avvalorabili e o avvalorate. Io vi voglio trasmettere brevemente un messaggio che mi è arrivato proprio ieri, pensate, da un ragazzo che vive a Rimini. Ci troviamo in regione Emilia, o per dirla in maniera più diffusa, Emilia Romagna. Questo ragazzo, stai tranquillo, caro amico, non sto dicendo il tuo nome né il tuo cognome. Questo ragazzo mi ha scritto un bellissimo messaggio su WhatsApp. Non voglio trasmettervelo tutto perché è molto lungo, però mi ha detto, in poche parole chiaramente: io, caro Leandro, seguo i tuoi video con affetto da un po' di tempo a questa parte, mi trovo molto bene con quello che dici, le tue teorie rispecchiano la realtà dei fatti in maniera nitida, trasparente, in maniera, lui ha scritto proprio, vera, e di ciò ti ringrazio. Poi ha aggiunto nel messaggio la seguente frase che mi ha molto colpito: ti definisco, caro Leandro, una sorta di veggente. Ecco, io dinanzi ad un messaggio del genere, cari utenti di YouTube e caro amico di Rimini che mi stai guardando e ascoltando, dico grazie. Non dico grazie in maniera interessata, perché qualcuno potrebbe dirmi: ma tu, Leandro, sei interessato a questo ragazzo perché magari vuoi questo ragazzo gli dico chissà che qualcosa, chissà che cosa, no? Io dico grazie dal profondo del mio cuore, perché le sue parole mi hanno aiutato e mi hanno fatto capire effettivamente chi sono e soprattutto, e ripeto, soprattutto quello che valgo, il valore che ho in maniera concreta e non astratta. Questo valore che ho si traduce in una, chiamiamola, grande forza che mi porto dentro e che mi fa vedere le cose in maniera trasparente, nitida e non alterata e o alterabile. Vi ringrazio di vivo cuore per l'ascolto, per la visione di questo video, dal vostro Leandro Smelli. Io, caro amico di Rimini, ti ringrazio di vivissimo cuore per le bellissime parole che mi hai scritto ieri su WhatsApp. Eppure non mi conosci, non mi hai mai visto, però da quello che hai scritto mi consideri un veggente. Io ti dico in maniera semplice, perché sono una persona umile, con grande umiltà, no, non sono un veggente. Io descrivo le realtà per come le vedo, per come le osservo, per come le guardo, per come le concepisco e per come le vado a interiorizzare. Grazie, caro amico di Rimini, grazie cari utenti, da Leandro Smelli di Roma.